Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla dei giudei: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» E Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Parola del Signore. Davanti a queste parole del Signore, che ormai abbiamo sentito tante volte, perché vengono ripetute dalla Chiesa, ci vengono proposte in varie circostanze, anche nella liturgia dei defunti ci viene presentata una pagina come questa, perché avete sentito che Gesù parla di vita eterna, parla di risurrezione. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È un mistero che forse è più difficile che non altri della nostra fede. Domenica scorsa meditavamo la Santissima Trinità, ma davanti alla Santissima Trinità magari ognuno di noi istintivamente dice: è il mistero dell'essere divino, di Dio nel suo essere trascendente, e in un certo senso accettiamo anche abbastanza tranquillamente, abbastanza convinti che Dio sia un mistero nella sua essenza divina, che ci superi completamente nelle nostre possibilità di comprensione. Ma davanti al mistero dell'Eucarestia, quando sentiamo queste parole di Gesù, è un mistero che sentiamo così vicino che ci lascia molto perplessi. Fra poco, dopo le parole della consacrazione, quando il sacerdote dirà: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo sacrificato per voi», voi vi sembra che non succeda niente. Quello che c'era prima c'è anche dopo. Quello che il sacerdote aveva tra le dita prima ce l'ha anche dopo. Sembra che non accada nulla. E invece Gesù ci assicura, ci dice che quello che avviene in quel momento è un insieme di miracoli. Quel pane non è più pane. Quel pane è la mia carne, dice Gesù. In verità vi dico, la mia carne è vero cibo. Io non vi do del pane simbolicamente. Certo, questo pane, l'Eucaristia, è anche un simbolo, il simbolo di quel pane di cui noi abbiamo bisogno nel nostro cammino di cristiani sulla terra.
è un alimento alla nostra vita spirituale. Però qui Gesù lo intende nel suo significato anche letterale. E avete sentito come le folle dei giudei, ascoltando Gesù, si sono stupite e guardandosi l'un l'altro in faccia si domandavano: ma come può costui darci la sua carne da mangiare? E Gesù non ha voluto dare spiegazioni. Davanti alla loro perplessità, davanti alle loro interrogazioni, al loro interrogativo reciproco, ha ribadito la necessità di cibarsi di Lui. Ha ribadito la convinzione, la verità, che senza cibarsi di questo pane non avremo la vita. E che Gesù parli di un'altra vita, non tanto quella materiale, lo dice esplicitamente: questo è il pane che vi dà la vita, non quello che mangiarono i vostri padri nel deserto e morirono. Questo pane che io vi do, il vero pane disceso dal cielo, la mia carne, la mia umanità santissima. E quindi Gesù ha inteso in senso letterale queste parole che diceva alle folle e lo ripete a noi. E tuttavia fra poco, quando queste stesse parole il sacerdote le ripeterà, quelle che Gesù ha detto nell'ultima cena, noi saremo lì e ci sembra che nulla sia accaduto. Mentre invece, se accade quello che il Signore ci ha detto, che quel pane non è più pane, anche se ci sembra pane, ma è il suo corpo, allora è accaduto qualche cosa di enorme. Sono state sospese tutte le leggi della natura. È avvenuto qualche cosa che va contro ogni evento naturale. Perché? Perché si conservano le apparenze del pane, eppure è il corpo di Cristo. Per questo il sacerdote, terminate quelle parole della consacrazione del pane e del vino, poi vi invita a fare un atto di fede e vi dice: mistero della fede. Perché veramente occorre solo la fede per credere, per essere convinti che è accaduto qualche cosa di enorme in quel momento. Vengono cancellati 2000 anni nel tempo, vengono eliminati chilometri di distanza. Cristo si rende presente a 2000 anni da noi e a migliaia di chilometri da noi, si rende presente con la sua umanità santissima qui sull'altare. Ci vuole la fede per credere questo. Eppure questo è quanto avviene fra poco, fratelli miei. Ed è una presenza vera quella di Gesù. Non una presenza passiva, non una presenza così puramente materiale, è una presenza salvifica. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo sacrificato per voi. Cristo si renderà presente, ma come vittima immolata per noi. E cibarsi di Lui, venire a riceverlo nel sacramento dell'Eucarestia, vuol dire cibarsi del suo sacrificio. Vuol dire fare entrare quel gesto sublime e commovente di amore di Dio verso gli uomini che si è compiuto sulla croce, nel Calvario, fare entrare quel sacrificio nella nostra vita, nella nostra anima, nel nostro essere. Per questo Gesù dice: chi mangia di me vivrà per me. Allo stesso modo che il Padre ha la vita in se stesso e ha dato al Figlio di avere la vita. Allo stesso modo, quasi, per cui il Padre è nel Figlio e il Figlio nel Padre, in un certo qual modo analogicamente avviene anche per noi quando riceviamo l'Eucaristia. Io sono in voi e voi in me. Chi mangia la mia carne vivrà per me.
dimora in me e io in lui. E allora, fratelli miei, dobbiamo noi ravvivare la nostra fede. Vedete, noi uomini abbiamo questa tremenda possibilità di abituarci anche alle cose più sublimi, alle cose più grandi. Ci viene davvero alla mente quella parola di Gesù alla Samaritana, «Sisires donum Dei», se tu ti rendessi conto del dono di Dio. Pensate, fratelli miei, questo mistero d'amore che si rinnova sul nostro altare così ripetutamente, quante volte noi abbiamo assistito a questo? E magari eravamo col pensiero, col cuore altrove, nelle cose anche più banali della giornata, nelle preoccupazioni più effimere, e non pensavamo al miracolo enorme che avveniva, che sta avvenendo sull'altare. Tutte le forze e le leggi della natura vengono sospese, e quel pane non è più pane, eppure mi sembra pane, ma per la mia salvezza, per la mia vita. Allora dobbiamo davvero ravvivare oggi, per questo la Chiesa ha voluto istituire questa solennità del Corpus Domini. Sapete che è nata proprio a causa di un dubbio di fede. Quando un sacerdote nel momento di celebrare la messa è stato assalito da questo dubbio, da questa tentazione. Ma com'è possibile? E nello spezzare il pane sono sgorgate delle gocce di sangue che hanno intriso il corporale, lo stesso corporale che è conservato nel reliquiario ad Orvieto. Questa festa è nata da un dubbio di fede, da una tentazione, alla quale Gesù nella sua misericordia ha risposto con questo miracolo, che non è più grande di quello che avviene ogni giorno quando si celebra la messa. E il fatto che siano sgorgate delle gocce di sangue da quell'ostia non è un miracolo più grande di quello che avviene sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo, quando si celebra la Santa Messa. E allora dobbiamo davvero ravvivare la nostra fede. Vi rendete conto cosa vuol dire che abbiamo qui, a portata, non siamo raggiunti da Cristo come Salvatore, da Cristo nel suo sacrificio sul Calvario, immolato per la nostra salvezza, giunge in ogni angolo della terra, in ogni epoca della storia umana, fino alla fine dei tempi. Il Signore ci raggiunge col suo sacrificio per darci quello che ci ha meritato sulla croce, il perdono dei peccati, la vita divina e il pegno della gloria eterna. Ravviviamola davvero questa fede. Non possiamo più assistere alla messa con un'abitudine che non si rende conto che ci chiude gli occhi di fronte a questo mistero grande. E vi rendete conto allora anche, perché la Chiesa ci fa obbligo grave, di essere presenti con questo atteggiamento di fede, di umiltà, di amore, essere presenti al sacrificio eucaristico tutte le domeniche nel giorno del Signore. Senza l'Eucaristia non c'è vita cristiana. Se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete la vita. La vita cristiana, la vita di Cristo in noi, che è la vita stessa di Dio, perché Gesù è il Figlio di Dio e ci ha portato come dono la vita divina. Anche questo è un mistero. E tutte le volte che assistite a un battesimo, per esempio, quando portate i vostri bambini e avviene il battesimo, dopo che il sacerdote ha versato l'acqua dicendo le parole sacramentali, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vi sembra che non avvenga nulla? Vi sembra che non cambi nulla? Non si vede niente? Quello che c'era prima c'è anche dopo? Ci inteneriamo soltanto un momentino perché vediamo questa creaturina che piange magari, che ha un brivido, ma non pensiamo a quello che avviene nella sua anima. Anche qui è un mistero di fede.
ogni sacramento è un mistero di fede. Anche quando vi accostate al sacramento del perdono, lì magari qualche cosa di più possiamo avvertire. Perché quando il sacerdote invoca la misericordia di Dio su di voi e in suo nome vi assolve e vi dice io ti assolvo dei tuoi peccati, in fondo sentiamo che qualche cosa viene dentro di noi, quasi che uno venisse a tirarci via un peso che ci opprimeva. Qualche cosa avviene nella nostra anima e lo avvertiamo e usciamo dal confessionale che siamo un'altra persona, rappacificati con Dio, con la nostra anima trasparente, luminosa, in pace con se stessa. E forse il sacramento che maggiormente avvertiamo, però anche lì, in fondo quello che avviene nella nostra anima non lo vediamo. Sempre, fratelli miei, quando Dio agisce, nessuno di noi può sorprendere Dio quando opera nella nostra anima. È una vita di fede la vita del cristiano, proprio di fronte a quello che Dio fa nella nostra anima attraverso i sacramenti. Allora vogliamo ravvivarla davvero questa nostra fede. Non abituatevi alla messa, non abituatevi all'Eucarestia, non cessate di desiderarla. Non passate distrattamente accanto a una chiesa durante la vostra settimana senza che il cuore abbia come un sussulto. Da dove passate è Cristo presente, giorno e notte. Non vi lascio soli, sono con voi tutti i giorni. Non abituatevi a questa presenza. Amate il tabernacolo, cercatelo, desideratelo. E come qualche volta sentite il bisogno di sfogarvi con un amico, con un'amica, con una persona vicina che vi sembra che vi capisca, avete il bisogno di alleggerire il peso della vostra anima o del vostro cuore in certi momenti difficili della vita, perché non dovete sentire il bisogno di alleggerire il vostro cuore portando queste cose davanti al Signore, di venire qui e guardando il tabernacolo di dire Gesù mi sta accadendo questo e quest'altro, mi sta succedendo questo, Gesù tu vedi. Non c'è amico che ci capisca più di lui, non c'è persona al mondo che veda in profondità nella nostra coscienza, nel cuore, di quanto vede Dio, Gesù figlio di Dio. Non abbandoniamo i tabernacoli. Non restiamo indifferenti di fronte a questo mistero. Sisires donum Dei, se tu conoscessi il dono di Dio. È questa indifferenza, fratelli miei, questa abitudine, questo ormai sentire per scontato un fatto che diventa puramente esteriore di un rito. E molte volte, se la Santa Messa è quella di sempre, che non c'è qualche cosa di nuovo, certo, siamo fatti anche di corpo, di sensi, e abbiamo bisogno anche di qualche cosa di nuovo che rinnovi esteriormente il rito, e abbiamo bisogno magari di un canto, abbiamo bisogno di un suono di organo o di altri strumenti che ci aiutino magari oppure dei segni sull'altare, qualche cosa che ci richiami la novità o la particolarità della festa. Abbiamo bisogno anche di queste cose, certamente. E dobbiamo usare questi segni della nostra fede. Ma non dimentichiamo che quello che importa profondamente è ciò che avviene e che gli occhi non vedono, che i nostri sensi non avvertono. È quello che avviene per intervento di Dio. Le forze della natura rimangono stupite, abbagliate di fronte alla potenza di Dio che opera questi miracoli. Non è più pane, è il corpo di Cristo, realmente. Non è più vino, è il sangue di Cristo sparso per noi. Non abituiamoci a queste cose. Sono l'amore di Dio, sono la nostra salvezza, sono la sorgente della nostra felicità. Non c'è vita di figli di Dio se l'Eucarestia. Ringraziamo allora il Signore
Rendiamoli grazie dal profondo del cuore. Grazie che sei rimasto con noi, che hai voluto restare accanto alla nostra vita di tutti i giorni. Signore, grazie di tanto amore e di tanta misericordia che ci hai usato. E rinnoviamo adesso la nostra fede col credo, perché il Signore accolga questi nostri propositi e la Madonna che ha portato in grembo il corpo di Cristo, l'ha forgiato lei col suo sangue, con la sua carne, ci aiuti ad accogliere Cristo nella comunione come l'ha accolto lei nel suo grembo, con la purezza, l'umiltà e la devozione con cui l'ha ricevuto la sua Santissima Madre. Cerco